tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Grave incidente questa mattina a Fenile di Fano, 3 mezzi coinvolti, un conducente ricoverato in rianimazione. Truffa del calice amaro, altri ristoratori fanesi presi di mira. Presentata questa mattina a Pesaro l'applicazione per combattere bullismo e droga. Fano dei Cesari rivive a luglio l'atmosfera di 2000 anni fa della Fanum Fortune. A Falcineto fervono i preparativi per la 39esima edizione della Festa della Mietitura. Più cordiale buonasera dalla redazione di Fano TV, benvenuti ad Occhio alla Notizia. In apertura un incidente che ha tenuto questa mattina per 2 ore bloccata la statale davanti alla frazione di Fenile. Sentiamo che cosa è successo. Grave incidente stradale alle 8.40 di questa mattina lungo la strada provinciale 45 Fano-Carignano. Un ferito grave, uno lieve e 3 mezzi coinvolti e la chiusura del tratto di strada per 2 ore, il pesante bilancio dell'incidente. Una Fiat Panda condotta da un uomo di 78 anni residente nella frazione poco distante di Bevano di Fano che procedeva in direzione mare, quando è estrata all'altezza della frazione di Fenile ha rallentato la sua marcia e si è fermata per un mezzo che stava eseguendo il taglio dell'erba sul ciglio della strada. È stata tamponata a quel punto da un Fiat Doblò che procedeva sulla provinciale diretto anch'esso verso Fano, alla guida un altro 78enne residente a Carignano. Per il violento urto la Fiat Panda è stata scaraventata nella corsia opposta nell'istante preciso in cui sopraggiungeva un autocarro di 35 quintali idrotermico adibito al trasporto di latticini condotti da un fanese di 53 anni che non l'ha potuto fare se non urtare frontalmente la Panda del 78enne. Per l'urto l'auto si è capovolta sul fianco sinistro da dove l'anziano è stato estratto con l'aiuto dei vigili del fuoco arrivati sul posto da Fano. L'uomo ha riportato lesioni gravi ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Pesaro dove ora si trova ricoverato in rianimazione in prognosi riservata, mentre il conducente del Fiat Doblò ha riscontrato lesioni lievi giudicate guaribili in 5 giorni, illeso invece il conducente dell'autocarro. I mezzi sono stati posti sotto sequestro dall'ufficio di polizia giudiziaria della polizia municipale e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Alla polizia locale il compito di ricostruire ora l'esatta dinamica dell'incidente. Polizia locale sul posto con diverse pattuglie, oltre che per i rilievi di legge, anche per deviare il flusso del traffico particolarmente intenso in quell'ora della mattinata, facendolo transitare nel centro abitato della frazione di Fenile con l'ausilio di diverse unità sul posto. E la chiamano calice amaro, è una truffa molto in voga nel torinese ma che sta arrivando anche da noi e viene perpetrata ai danni dei ristoratori. Che cosa consiste? Arriva una telefonata, si prenota un tavolo a nome di una persona con un cognome abbastanza conosciuto e scatta la richiesta di un vino costoso e rarissimo che naturalmente il ristoratore non ha. E allora l'interlocutore propone lui stesso, da un fornitore di sua fiducia, di farlo arrivare al ristorante previo pagamento in contanti cash del vino costosissimo. E qui scatta la trappola. Purtroppo un ristoratore fanese ne ha fatto le spese, ma altri stanno ricevendo le medesime telefonate. Noi questa sera vi proponiamo l'intervista con un ristoratore del centro di Fano che l'ha scampata per poco. Sentite la sua esperienza. Voi siete uno dei ristoranti bersagliati da questa nuova ondata di truffe. Com'è andata? Come si è svolto il tutto?
E niente, ha chiamato questa signora Vitali, prenotando per tre persone, dicendo che voleva fare una sorpresa a suo marito, che questo vino costosissimo spagnolo che nessuno in Italia aveva, riuscivano a trovare. Fortunatamente sono riusciti a trovarlo da questo Luca, lasciandomi il numero di questo fornitore, che ovviamente io non conosco, e che poteva comunque portarmi il vino il giorno stesso, perché la cena si sarebbe tenuta al mercoledì, e in modo tale che poteva fare il regalo a suo marito. E niente, è successo che lei mi ha spiegato che, andando in questo ristorante di Venezia, è importantissimo, ho bevuto questo vino, il marito se n'è innamorato, che voleva a tutti i costi regalargli questo vino. Gli ho detto: guardi signora, non c'è nessun problema, se lei vuole questo vino faremo in modo di trovarglielo, però io ho bisogno del nome del vino. Ah, il nome del vino non lo so, non lo conosco, lo sa mia cognata di Milano. Gli ho detto: vabbè, allora chiami sua cognata di Milano e si faccia dire il nome del vino. Poi io chiamo questo Luca, questo rappresentante, però ho bisogno di sapere il cognome del rappresentante, per chi lavora, perché non posso chiamare una persona, non so con chi parlo, gli ho detto. Almeno avere queste tre informazioni in base, poi io gli ordinerò il vino. Poi a quel momento ho detto: allora dai, tra un'oretta la chiamo e le faccio sapere. Da lì non ha fatto più sapere niente, però io sinceramente pensavo che alla sera, non avevo captato la cosa, perché ovviamente non lo sapevo, e pensavo che si sarebbero fatti vedere. Invece nel pomeriggio, guardando Facebook e un altro ristorante con la stessa esperienza, però purtroppo con il fatto che i soldi lì li erano riusciti a prendere, mi sono accorta e ho detto: sicuramente non si presenteranno, e così è stato. Perché la cosa che vi unisce tutti è lo stesso cognome, Vitali. No, più che altro era Vitali, tre persone, un compleanno per tre, bottiglia di vino, rappresentante sconosciuto, dai, tanto comunque più o meno i rappresentanti si conoscono tutti. E i ristoratori anche, quindi a Fano l'informazione è girata subito, ecco. Per fortuna siamo riusciti a non cadere. Esatto, sì, però sono stati bravi. E abbiamo notizie che anche altri ristoratori nella provincia hanno ricevuto la medesima telefonata, quindi occhio e attenzione. E come sempre vi mostriamo anche nei nostri telegiornali, le vostre segnalazioni sono importantissime per noi, ce ne sono giunte molte che riguardano una struttura nella Sassonia di Fano, una struttura che è un po' all'abbandono. Guardiamo di che cosa si tratta. La targa all'ingresso dell'area verde recita: Laboratorio Città dei Bambini. Quest'area è dedicata al gioco ed è stata ideata dai Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi della Scuola Media Gandilio. Il progetto è dell'Ufficio Tecnico del Comune per l'Arredo Urbano, come pure la sua realizzazione con il contributo del Comune di Fano, del Ministero dell'Ambiente e della rivista Insieme della RCS Periodici. Opera quindi della collettività, realizzata con i soldi della collettività. Ma a giudicare lo stato di abbandono e degrado di quest'area, come ci hanno fatto notare molti segnalatori in questi giorni, difficilmente crediamo possibile che i bambini possano giocarci, non si capisce con che cosa poi, visto che l'area è un quadrato erboso, con due strutture, una che molti in città hanno soprannominato il patibolo per la sua quanto mai originale struttura in legno, ed una che è un insieme di tre gazebo malconci e usurati dal tempo nelle loro parti in legno e con teloni sporchi, pieni di muffa e laceri in diversi punti, senza nulla sotto, che dovrebbero, probabilmente nelle intenzioni dei suoi progettatori, avere la funzione di accogliere e riparare, cosa che ci risulta veramente difficile da immaginare. A questo aggiungiamo che sotto i nostri occhi poi un cane, al seguito della sua padrona, è entrato nell'area e ha liberamente lasciato le sue eiezioni corporali nel mezzo dell'erbaccia incolta che formerebbe il prato. Pensiamo solo alle conseguenze che un'eventuale scesa in campo di bambini festanti e giocosi che ci corrano sopra. Naturalmente la padrona del cane si è ben guardata dal raccogliere le feci del proprio amico a quattro zampe, lasciando alla natura il compito di far sparire le tracce, richiamandolo semplicemente con un fischietto, il compiaciuto quadrupede, per la propria opera.
Forse perché in questo periodo di inizio estate maggiore è il passaggio di gente da mattina a sera in questa zona che, dobbiamo dire per dovere di cronaca, sul fronte del verde pubblico ha ricevuto sì le attenzioni dell'amministrazione comunale, ma maggiori sono le domande che i cittadini ci rivolgono. A che cosa serve? Perché è stata lasciata all'incuria e alla sporcizia? Non ci vediamo mai nessuno, se non la sera, i ragazzini con i motorini che bevono e fumano. Perché il comune non ci fa niente? Questo per citare solo alcune delle più comuni osservazioni che ci sono arrivate. Più o meno sono le stesse domande che ci facciamo anche noi, visto che in questi giorni il verde della Sassonia è stato così curato, non si poteva far qualcosa anche per quest'area verde? E rimaniamo sulla cronaca. Un 35enne di Iesi, dopo aver preso un cocktail di farmaci ed alcol con l'intento di suicidarsi, ha atteso l'arrivo dei carabinieri davanti al portone di casa e poi, armato di un grosso coltello, istigandoli a sparargli. A poca distanza da lui, barricate in casa, la madre e la sorella. A chiedere l'intervento dei militari è stato lo stesso uomo, gridando al telefono: «Sto dando da matto, pensateci voi!». Giunti sul posto, i carabinieri hanno instaurato una serrata negoziazione e dopo mezz'ora hanno convinto il 35enne a deporre il coltello e a farsi visitare al pronto soccorso dell'ospedale di Iesi. Una volta bloccato, ha raccontato che la sua intenzione di suicidarsi era legata alla separazione dalla moglie avvenuta 2 anni fa. Ed è stato presentato questa mattina in comune un accordo programmatico tra l'amministrazione e i sindacati, fondo anticrisi, sostegno alle fasce più deboli della società e giovani. Questi i punti principali dell'accordo. Sentiamo. Assieme alla CGIL anche un accordo importante sul comune, su tematiche che voi avete sempre portato avanti. Sì, un accordo importante perché è un accordo che fa da cornice a tanti altri aspetti, quindi non guarda una sola specifica misura ma riguarda un insieme di politiche fondamentali per la città di Fano, dagli appalti allo sviluppo, politiche sociali, politiche giovanili, una visione condivisa del territorio di questa valle, perché il comune di Fano è il comune capofila, e poi ci sono aspetti specifici, politiche giovanili, una riduzione della Tari, l'introduzione del fondo anticrisi quest'anno che riguarda anche i lavoratori a tempo determinato, per cui è un accordo significativo. L'appuntamento prossimo è per il 30 di luglio, volete fare un punto sulla situazione anche su altri temi? Sì, sugli appalti, perché dobbiamo fare un protocollo sulla gestione degli appalti, quindi sul rispetto del contratto, sul rispetto delle norme che prevedono che evitano il massimo ribasso e soprattutto poi anche un accordo, una verifica sulle politiche giovanili entro il 30 giugno. Questa mattina presso l'Istituto Superiore Mengaroni di Pesaro si è tenuta la presentazione del progetto UPOL della Polizia di Stato. Si tratta di una nuova applicazione per smartphone attivata dal 15 maggio del 2018 su tutto il territorio nazionale, scaricabile gratuitamente su Apple Store e Play Store, che consente di inviare alla sala operativa della Questura segnalazioni, anche anonime, circa episodi di bullismo e di traffico di stupefacenti. L'obiettivo è quello di coinvolgere il più possibile i cittadini, soprattutto i giovani, nel processo di miglioramento della qualità della vita e nel sistema di sicurezza della zona. Ulteriori incontri verranno organizzati presso gli istituti di istruzione di questo territorio con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro. Ancora la politica, si è parlato di infrastrutture, necessità di un turismo che valorizzi le risorse della regione e di creare un distretto della salute che punti sull'integrazione pubblico-privato. Nell'incontro organizzato da Forza Italia ad Ancona sul il caso Marche, ricostruiamo il futuro. 15 anni fa era stato proposto un piano strategico infrastrutturale, 10 progetti, di cui solo 2, quadrilatero e terza corsia A14, sono stati completati, gli altri sono ancora lì e restano la priorità, dall'arretramento della ferrovia all'uscita dal porto ad Ancona fino alla Fano-Grosseto. Forse è troppo tardi, ma potrebbe non esserlo, ha detto Baldassarri, l'ideatore della quadrilatero Marche-Umbria.
E ritorniamo a Fano, ne sentiamo parlare da un po' di tempo, del ritorno della Fano dei Cesari. Bene, stamattina in comune è stato presentato un po' quello che sarà in linea di massima, ma già delineato abbastanza bene, il programma di questa settimana tutta sulla romanità. Sentiamo. Fano torna ai fasti romani e si trasforma nella Fano Fortune. Sfilate, cultura, sfide, feste, fazioni e centro storico allestito a tema. Dal 9 al 15 luglio il tempo nella città della Fortuna si fermerà e farà un salto nel passato di 2000 anni. E da allora si potrà passeggiare in centro incontrando le ronde dei legionari. Si potrà fare un giro al Macellum ed acquistare ricchezze di un'altra epoca, visitare gli accampamenti. Si potrà assistere agli scontri nella grande arena, alle sfilate, alle feste, alla grande corsa delle biglie. Dopo 7 anni dall'ultima edizione, Fano si trasforma in Fano Fortune, la Fano dei Cesari. È una manifestazione voluta da tutti, con la grande partecipazione di tante associazioni, di tante esperienze, di tante competenze, e una volta tanto è anche una manifestazione condivisa anche sul piano politico. Per cui fiducioso e anche orgoglioso di averla riportata a disposizione della città e dei cittadini. L'obiettivo è quello di dare una forte identità alla città nel periodo estivo, dove si avvertiva maggiormente questo vuoto, nonostante alcuni meritevoli tentativi del carnevale estivo, di creare un grande evento spendibile dal punto di vista della promozione turistica, come avviene e per alcune grosse manifestazioni di richiamo nazionale che avvengono nelle città limitrofe. Ora questo nuovo progetto della Fano dei Cesari sembra partire col piede giusto, suscitando anche l'interesse della Regione Marche. Diventa uno degli eventi principali della nostra regione, quindi su questo credo che sia una manifestazione da sostenere, perché i turisti che vengono nel nostro territorio possano trovare la gioia di essere coinvolti in una manifestazione importante come questa. Quindi la Regione sostiene questo evento. È importante, rappresenta sia per la cultura che per la storia che per l'identità della città una grande occasione sia culturale ma direi anche turistica, sapendo che la cultura è importante per il turismo e il turismo è importante per l'economia. Il programma è stato realizzato con l'intento di non scordarsi di nessuno per strada, quindi sia gli amanti della parte culturale di questo periodo della storia di Fano, delle rievocazioni a tema dei giovani e di adulti in cerca di svago e momenti di spettacolo, e di bambini. Ognuno di questi troverà la sua dimensione ideale nell'arco dei 7 giorni della manifestazione. Sì, un programma ricchissimo. La Fano dei Cesari vuole raccontare la Fanum Fortune, quindi quella che era la città storica di 2000 anni fa nel periodo romano, e quindi lo fa in questa settimana intera, dove all'inizio sarà dedicata a una ritualità di accensione, di apertura nella giornata del lunedì, la domenica la chiusura, la parata delle fazioni che racchiuderà quella che è stata la settimana, quindi una parata storica a cui le fazioni stanno lavorando profondamente, quindi vedremo nella zona del Pincio, in questa arena creata appositamente, tutte le fazioni ripercorrere il tempo romano con il tema degli dei, e poi alla fine la corsa delle bighe, che sarà questo momento veramente bello da vedere e da non perdere da parte di tutti per la chiusura di questa che si annuncia essere veramente una manifestazione importante. Ebbene, preparate quindi toghe e calzari per metà luglio. Allora, iniziata oggi la seconda edizione della Fiera di San Michele Arcangelo a Vallefoglia, presentata qui a Fano TV dal sindaco appunto di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli. La manifestazione vede protagonisti l'agricoltura, i prodotti tipici agroalimentari, le attività economiche e produttive. Nella giornata di oggi, dopo il convegno al Blue Arena Hotel alle ore 17.30 dal titolo I grani antichi come opportunità di reddito in agricoltura, alle 20.30 segue una cena inaugurale dedicata alla tradizione della locanda Montelippo. La fiera continua anche domani e domenica 27 maggio, sempre alle 9 fino a tarda serata. Si svolge all'aperto nella piazza davanti alla mensa interaziendale della Piana di Talacchio, per offrire l'opportunità di partecipare a tutte le attività economiche e produttive dell'intera vallata del fiume Foglia.
Rimaniamo in tema di agricoltura, di mondo agricolo, perché fervono gli ultimi preparativi al Falcinetto Park per la 39esima festa della mietitura in programma dal 26 e 27 maggio e 2 e 3 giugno. Durante il weekend si potranno rivivere i veri momenti della vita contadina di un tempo attraverso l'esposizione di mezzi, attrezzature agricole moderne e d'epoca e attraverso la rievocatura della falciatura e trebbiatura e aratura. Spazio anche al divertimento con musica, balli, dimostrazioni di danza sportiva e giochi del passato come quello della morra. Un appuntamento particolarmente significativo poiché sarà anche l'occasione per festeggiare i 70 anni di vita della cooperativa agricola di Falcinetto. Bene, io mi fermo qui, termina qui l'informazione per questa edizione di Occhio alla Notizia, però prima di andare via vi ricordo naturalmente che questa sera dopo il telegiornale andrà una nuova puntata di Frammenti con la Fano di un tempo in cucina con lo chef e uno speciale dedicato alle premiazioni dell'Istituto Padalino da parte dell'azienda Profilgras. Grazie per essere stati in nostra compagnia, questo è il numero in sovraimpressione che vedete per le vostre segnalazioni e buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Arrivederci.